splendido e coinvolgente concerto, quello proposto a Campo di Pietra nella seconda giornata di Jazz in Campo. Il sassofonista José Luis Gutiérrez è stato perfettamente in linea con la sua fama, quella che lo identifica come uno dei più interessanti jazzmen della penisola iberica, in grado di rivisitare in chiave modernissima tutto quel patrimonio musicale che la cultura spagnola ha prodotto nel corso dei secoli. Splendidamente accompagnato da una band di primo piano, ha sconfinato tra tradizione e contraddizione, offrendo ad un attentissimo pubblico un programma ma davvero di grande respiro emotivo. Il tutto in una manifestazione, questa di Campo di Pietra, che cresce ogni giorno di più e che dopo 10 anni è diventata centrale nell'interesse di tanti appassionati, non solo molisani. 10 anni effettivamente sono un traguardo che per la verità non ci aspettavamo quando abbiamo iniziato un po' da jazzisti, e cioè improvvisando. Poi ci siamo resi conto che serviva a questo paese, a questo territorio, un evento che aggregasse, che fosse realmente una promozione sociale, una promozione culturale. Gli effetti si sono visti, perché i giovani stanno dalla nostra parte, e questo forse diciamo è il successo che più ci gratifica in questo decennio. E le istituzioni diciamo che ci stanno venendo incontro, tant'è che quest'anno è entrata in campo anche la regione in modo importante, e quindi il bilancio è decisamente positivo. Siamo arrivati ad essere la seconda regione italiana per diciamo importanza degli eventi jazz. Interessante anche la proposta musicale del concerto di apertura tenuto dalla Electric Band. Thank you.